Amici di Canale 3 Toscana, una buona serata a tutti da parte di Matteo Tasso. Siamo arrivati all'ultimo atto del playoff, la finale che scatta questo pomeriggio, un pomeriggio caldissimo, alle 6 al Palasport di Viale Sclavo, Menzana Gecom contro Cecina Basket. È la serie che dà il lascia passare per gli spareggi dei giorni 13 e 14 giugno a Forlì. Una serie che si presenta difficile, una serie che chiaramente mette di fronte le due migliori squadre della regular season. Avremo modo di parlarne e di presentarla questa partita subito dopo l'inno nazionale. Si sono un po' riempite le tribune del Palaestra, purtroppo va detta una cosa, l'orario in cui si gioca questa partita è pazzesco, per non dire vergognoso. Oggettivamente giocare il 2 di giugno in un ponte piuttosto lungo alle 6 del pomeriggio è qualcosa che non ha alcun senso. Detto questo, chi c'è? Si sta facendo sentire un grande ambiente con la brigata che sta scaldando la curva nord ed il resto del Palaestra. Dall'altra parte va rilevata una grande presenza di sportivi, tifosi arrivati da Cecina. A Cecina è scoppiata una sorta di basket mania grazie ai risultati positivissimi della squadra allenata da Federico Campanella. E oggi, sfruttando sicuramente anche la possibilità di una gita a Siena, si sono mossi quasi in 200 dalla città labronica. Torniamo sulla partita vera e propria, perché poi è questo che ci interessa, al di là del contorno, che è un contorno chiaramente importante da playoff, seppur per una Serie B. È una partita che si è già giocata non soltanto due volte nel corso della regular season, a dire la verità si è giocata quattro volte, perché ci sono stati anche due precedenti nel precampionato. Tre vittorie Menzana, una vittoria di Cecina. La storia dice che la Menzana perse al Pala Poggetti a novembre, fu la prima sconfitta stagionale, 71-66, una partita quasi sempre in equilibrio che peraltro la Menzana non riuscì a portare a casa, e Cecina vince con pieno merito, sfruttando soprattutto i suoi lunghi, ovvero Gambolati e Fratto. E poi la partita di ritorno, quella che sparigliò un po' la classifica, ovvero decise la squadra che avrebbe chiuso al primo posto la regular season. Menzana che vince 79-71 in una serata non facile nei primi 25-30 minuti, con un vantaggio anche importante degli ospiti. Poi Micacci che azzecca la scelta di dare le redini del gioco nelle mani di Panzini, Biagio Sergio che era all'esordio, che mette in campo tutto il suo agonismo. La Menzana che dà un parziale di 16-0 e lì vince la partita e soprattutto ha la possibilità di
chiudere in vetta la regular season. 4 punti di distacco al termine di questa regular season, il che significa che sostanzialmente c'è stato un grande equilibrio fra queste due squadre. Serie al meglio delle 5 partite, le prime due a Siena stasera, anzi oggi pomeriggio, e poi giovedì sempre in Viale Sclavo. Sabato si va a giocare a Cecina con un caldo pazzesco alle 18. Vi lascio immaginare quello che potrà essere il Palapoggetti, che è un impianto abbastanza piccolo, o quantomeno tarato alla categoria, dove veramente sarà difficile respirare. Ci ascoltiamo anche la verbena, ovviamente. L'applauso, dicevo, di incitamento per i colori biancoverdi. La scelta di Matteo Mecacci è quella di partire col quintetto ormai abituale dall'inverno, da quando Parente si è fisicamente rimesso, ovvero Parente e Vico, i due piccoli, Ranuzzi numero 3, Luca Pignatti alla grande, Paolo Paci centro titolare. Pignatti il primo a entrare sul parquet, è stato un giocatore fondamentale in questa stagione, come fondamentale è stato il giocatore che entra adesso con la maglia numero 11, Alex Ranuzzi, grandissimo protagonista delle 3 vittorie sul Livorno. Ha fatto svoltare soprattutto la seconda, che sembrava persa. E poi a Livorno in gara 3 una grandissima Menzana, senza alcun dubbio la migliore dell'anno. Speriamo che la grande pausa che c'è stata tra quella partita e la prima di finale non abbia freddato i bollenti spiriti della Menzana. Cecina che parte con Fratto, Sanna, Del Testa, Gambolati e Caroti. Attenzione a Sanna, giocatore con la maglia numero 7, perché nella partita di ritorno non c'era, o meglio c'era, ma giocò solamente pochi minuti perché era reduce da un infortunio al ginocchio, ma lui è un giocatore importantissimo perché nei playoff sta viaggiando a oltre 16 punti partita. La palla a 2 è di Cecina, gli arbitri sono i signori Dionisi di Fabriano e Gonella di Genova. Primo possesso per la GR Service, Gambolati subito contro Paci che contesta bene, giro e tiro di Gambolati, è corto, al rimbalzo arriva Parente con Campanella che dà subito un'indicazione chiara sul da farsi, ovvero non permettere a Parente e a qualsiasi giocatore della Menzana di avere un centimetro di spazio. Lo trova un centimetro di spazio Ranuzzi, ma va a sbagliare l'appoggio al tabellone. Sanna si butta dentro, non contestato, va a realizzare primi 2 punti per Cecina, che si piazza immediatamente a zona. Attenzione alla zona della squadra in maglia azzurra, perché ci ha fatto dannare non poco, e all'andata e al ritorno. Seba Vico, la finta per Ranuzzi, va dentro, va a realizzare Ranuzzi, probabilmente forse anche con un principio di infrazione, ma va bene così. 2-2, palla a Fratto, Francesco Fratto, un giocatore di grandi mezzi atletici, ma anche dall'ottimo tiro da fuori. È suo l'uno contro uno con Pignatti, piede perno di Fratto, è un gran canestro. 4-2 Cecina. Parente in palleggio, Seba Vico, una difesa che ci fa pensare, ci costringe a pensare tanto. Dovremmo trovare una buona serata nel tiro da fuori, speriamo. Fallo su Vico, non fischiato, rimbalzone di Pignatti che va a realizzare. Siamo 4-4. Il palleggio, il numero 14 Caroti, attenzione a questo ragazzino che ha una gran faccia tosta, è dato fallo in attacco, fischiato a Gambolati che ha spinto. Lorenzo Caroti, ragazzo di nemmeno 20 anni, con una grandissima testa, un grande carattere, oltre che buonissime doti cestistiche, è passata a zona, almeno sulla rimessa, la GR Service.
Vediamo poi come prosegue il possesso. Parente contro Caroti che va a cinturarlo da dietro. È tutto mestiere, quello di Caroti, nonostante sia giovanissimo. Vico, la finta, palla fuori per Pignatti da tre punti sul ferro, tocca ma non controlla Paolo Paci, la palla è nelle mani di Sanna. Sanna prova a girare attorno a Ranuzzi che tiene molto bene in difesa, alla fine sbaglia Sanna, il pubblico si lamenta, ma mi sembrava che avesse lavorato bene sul piede perno. Fallo da parte di Del Testa, il piano di Cecina è abbastanza regolare, nel senso che se c'è da spendere un fallo lo si spende. Primo fallo per Maurizio Del Testa, che è il capitano della squadra di Cecina. Parente, ci sarebbe tanto bisogno di Davide Parente, va a sbagliare, la palla finisce nelle mani di Caroti. Fallo fischiato a Paolo Paci. Fratto che era andato a bloccare sulla iniziativa di Caroti e poi ha tagliato dentro, è rimasto sul blocco Paolo Paci, il primo fallo per la squadra biancoverde. Punteggio 4-4, giocati 2 minuti e 40. Caroti con 12 secondi, buona la difesa di Parente. Fratto, bisogna tenere la posizione. Fratto contro Pignatti, prova ad avvicinarsi, probabilmente spinge anche un po' tape out da parte di Ranuzzi. Sanna mettendo le mani addosso, alla fine arriva Parente a mettere tutti d'accordo. Davide Parente passa la metà campo, palla per Ranuzzi, il fallo di Massimiliano Sanna, giocatore di categoria superiore, era in DNA un paio di stagioni fa a Firenze e non era propriamente un rincalzo. Campanella che chiede ai suoi di inizialmente andare a uomo, poi di tornare però a zona, difesa 2-3. Vico per Parente, Paci dal post basso, buono scarico dall'angolo, Alex Ranuzzi sul ferro, rimbalzo di Fratto, sempre 4-4. Caroti, Gambolati e Paci sotto canestro a fare a sportellate. Fratto riceve, arriva adesso Pignatti, solita azione, lo scarico per Zanna, la finta, poi c'è il fallo di Ranuzzi. Primo fallo di Ranuzzi. È una partita subito tosta, poi dobbiamo anche pensare che si gioca a una temperatura non propriamente ottimale, sarà sempre peggio da qui in avanti. Caroti va dentro, gran canestro di Caroti, esplode il settore di Cecina, questo è un gran canestro davvero. 6-4 per la GR Service. Parente consegna a Ranuzzi, sempre zona, scarico fuori per Vico che ha un tiro comodo da tre punti sul ferro, rimbalzo di Paolo Paci, arriva un fallo fischiato a San sul quale si può onestamente anche avere qualcosa da ridire. Bene così per la Menzana, è andato a cercare il pallone San, probabilmente con il corpo ha spinto Paci, rimessa per la Geco. Adesso è uomo la GR Service, prova l'avvicinamento a canestro Sebavico per Ranuzzi, non una buona ricezione. Pignatti, facciamo girare molto la palla, si alza Vico, è cortissimo il suo tiro. Polveri bagnate per l'attacco menzano in questo avvio. Gambolati contro Pignatti, va a sbagliare Gambolati, gran difesa di Pignatti. Parente, un po' di ritmo per Pignatti, va a sbagliare il Pigna, stiamo tirando molto molto male in questo avvio. Abbiamo 2 su 8 dal campo, fallo in attacco, fischiato a Caroti, bravo Pignatti a far vedere molto il contatto. Cambio di Campanella, perché i suoi sono già al quarto fallo, questa è una cosa sulla quale la Menzana deve assolutamente lavorare. Va fuori Sanna,
al suo posto il numero 18 Rossato, che è colui per il quale sono state spostate queste finali. Era impegnato alle finali giovanili di NG Under 19 con la maglia di Casal Pusterlengo, visto che aveva il doppio tesseramento, perde palla male Parente e poi va anche a spendere un fallo rischioso. Primo fallo di Parente, e visto e considerato che questo è un campionato che si basa molto sullo sviluppo giovanile, la FIP ha accordato a Cecina la possibilità di chiedere un posticipo dell'inizio della serie. In pratica si è iniziato con diversi giorni di ritardo. Rossato adesso, eccolo sul parquet, è arrivato quarto alle finali di NG, Gambolati fa sbagliare, Paci tocca, ci sono solamente i giocatori di Cecina sulla palla, palla fuori proprio per Rossato che va a sfondare. Buonissima l'idea di andare con Ranuzzi a contestare Rossato e poi il raddoppio da parte di Parente, che non ha potuto far altro che sfondare Rossato su Parente. 6-4 Cecina, si è segnato pochissimo in questo avvio di partita. Ha tirato male la mezzana, ma sta tirando male anche Cecina, che ha 3 su 8. Si era 0 su 4 dalla lunga distanza. Il tiro a 3 punti chiaramente molto importante in una serata in cui troveremo spesso e volentieri la zona. Intanto ottimo taglio di Paolo Paci, il passaggio, l'assist di Pignatti, 6-6. Carotti fuori per Gambolati, la finta, Rossato, Fratto alza molto la parabola per evitare la stoppata di Paci, non c'è comunque il canestro, non c'è stato in verità nessuna realizzazione, sono scaduti 24, il tiro è arrivato dopo la sirena. Rimessa mezzana, cambio fuori Carotti, dentro Bruni, maglia numero 15, attenzione anche a Giovanni Bruni, abbiamo detto della faccia tosta, della freschezza di Carotti. Bruni è un giocatore dell'81, quindi molto esperto, ma è un giocatore dalla grande sagacia, va a fare l'uno contro uno con Parente. Dieci secondi per tirare, va dentro Parente, va a sbagliare Davide, altro errore per lui, questa era un'entrata importante anche per metterlo in partita. Arriva il canestro di Del Testa, 8-6 per Cecina, 3-24 alla fine del primo periodo. Tornata a zona la GR Service, ancora ferro sul tiro di Vico, il miglior inizio che si potesse pensare dalla lunga distanza, questo 0 su 5. Bruni direttamente per i ragazzini del settore giovanile che puliscono il parquet, e visti i problemi di attacco alla zona, Necacci chiama in panchina Parente, va dentro Lollo Panzini. Eccolo Panzini a portare palle, a chiamare schema. Fico seguito come un'ombra da Del Testa. Pignatti si avvicina e va a realizzare. Ha sfruttato un vantaggio, è stato perso da Pagni, è entrato anche lui in campo poco fa. 8 pari. Rossato riceve palla, c'è Ranuzzi sul Rossato, Fratto, un cambio difensivo, palla fuori, Cecina va a sbagliare un rigore a porta vuota, alla fine la palla è della mezzana, l'ultimo tocco di Fratto. Fratto che sta mettendo un'intensità pazzesca in questa partita, probabilmente un'infrazione di passi non fischiata a Fratto. Subito grande pressione da parte di Bruni su Panzini, 8-8, 2-23. Panzini, la palla fra le gambe per Paci,
fa realizzare Paolo Paci. Paci è un giocatore assolutamente tecnico. Sorpasso Jacob, 10-8. Il quarto punto per Paolo Paci. Bruni sotto per un altro rigore buttato via da Pagni. Arriva però Fratto, che in questo momento sta assolutamente dominando la partita in termini di intensità. Rimbalzo offensivo 10-10. Ranuzzi, una mezza idea, palla per Panzini, fallo di Bruni prima del tiro, ma questo non vuol dire nulla perché andiamo ugualmente a battere due tiri liberi e, data la preponderanza, lo straripare atletico di Fratto, Matteo Mecacci butta dentro Biagio Sergio, che è il giocatore gettato sulle tracce del numero 4 avversario. Pignatti ha anche bisogno un po' di rifiatare, molto importante la gestione del minutaggio in questo playoff, perché è vero, siamo stati fermi per 14 giorni, Cecina è stata ferma quasi 20 giorni, però adesso si gioca ogni 48 ore. Panzini dalla lunetta fa 2 su 2, siamo 12-10. 1.36 alla fine, non c'è ancora il bonus della Mezzana. Un fallo da spendere. Sergio si allaccia con Fratto e poi gli viene fischiato fallo per non tanto l'allacciarsi quanto l'aver spinto con le gambe con il bacino. Primo fallo di Biagio Sergio. Rimessa nel testa del Rossato. Bonus adesso anche per la Mezzana, 1.18 da giocare prima del primo intervallo. Fallo di Lollo Panzini rimasto sul blocco di Pagni e Cecina va a tirare. Tiri liberi per Giovanni Bruni. Dicevamo di questa lunga pausa, non è stata una lunga pausa dall'altra parte degli altri due gironi. Fuori Paci, intanto dentro Chiacci. Basti pensare che alle già menzionate finali di Forlì c'è già una squadra qualificata, che è la Fortitudo Bologna, che guarda caso è la squadra che affronterà la vicenda vincente di questo, di questa serie fra Siena e Cecina. In pratica Mezzana e Cecina stessa iniziano la loro finale quando la loro squadra avversaria potenziale a Forlì già l'ha terminata, e questo purtroppo è il problema di un campionato semiprofessionistico in tutto e per tutto, soprattutto nella gestione come la Serie B. Chiacic chiede palla, Fratto prova a lavorare col fisico, Panzini va dentro, va a sbagliare. Ultimi 53 secondi, più uno Mezzana, 12-11. Hooking da parte di Rossato, gli arbitri non sanzionano, poi va a realizzare anche un bel canestro. Torna a zona Cecina su questo possesso, Panzini in palleggio, 13-12 GR Service. Sebavico, fallo fischiato a Del Testa. Secondo fallo di Del Testa, si va a tirare con Sebavico, che fino a questo momento non ha segnato. Abbiamo avuto 0 punti dai piccoli, se escludiamo i due tiri liberi di Panzini, poi 0 di Parenti e 0 di Mito, non che gli altri abbiano segnato molto. Sono 4 punti di Pignatti e 4 punti di Paci. Due tiri liberi per Sebavico. Vediamo se riusciamo a batterli questi due tiri liberi. Brigata che chiama tutto il palazzo a fare tifo. 5 su 16 dal campo per la Mezzana fino a questo momento. Tra l'altro anche a rimbalzo una netta predominanza degli ospiti, 12-7.
primo punto per Vico. Torniamo in perfetta parità, 13-13, una leggera brizzolina dentro dagli spifferi ormai proverbiali del Palaestra, 1-2 di Vico, volati al rimbalzo. Entriamo negli ultimi 24 secondi, non potrà andare fino in fondo Cecina, ci sono 3 secondi circa di differenza sul possesso. Bruni questa volta non può sbagliare assolutamente Pagni, 8 secondi, chiede zona Campanella, Vico si alza da 3, sbaglia, dovevamo forse gestirlo un po' meglio. La preghiera di Carotti va fuori, finisce 15-13 per la GR Service di Cecina, che ha avuto 4 punti da Fratto nella menzana, 4 a testa per Pignatti e Paci. Time out. Primo intervallo di questa gara 1 della finale playoff, Menzana-Siena contro Cecina Basket. Diamo notizie anche di un torneo che si è svolto in questi giorni negli impianti di Viale Sclavo, il torneo bianco-verde, categoria giovanile, vinto dal Basket Venturina. Al secondo posto la Virtus Siena, terza la Menzana, che ha comunque fatto una buona figura, la squadra allenata da Fattorini, MVP di questo torneo bianco-verde è stato un giocatore proprio di Venturina, Pavlie Durisic. Venturina che si è presentata con degli elementi fisicamente di un certo livello, oltre che cestisticamente. Miglior marcatore per la cronaca è stato il ragazzo della Virtus Siena, Matteo Mordini. E comunque è stata una bella esperienza per anche tutta l'organizzazione da parte della Menzana 1871, che probabilmente anche nei prossimi anni ripetirà questa bella manifestazione. 15-13 per Cecina, dobbiamo mettere a posto qualcosa, sicuramente lo 0 su 6 dalla lunga distanza ci ha portato a tirare 5 su 17 complessivamente. Dall'altra parte Cecina ancora non ha provato neppure una volta a tirare oltre il lato dei 6,75, che probabilmente deve anche un po' farci pensare sull'atteggiamento difensivo che la Menzana ha avuto. 7 su 15 dal campo per gli ospiti, che hanno abbastanza dominato al rimbalzo, 14-7. Grande pressione anche sulle rimesse per la GR Service, il capitano a timbrare il cartellino dalla sua mattonella, parità a quota 15 con Chiacic. Lorenzo Carotti in palleggio, su di lui l'altro Lorenzo Panzini. Carotti si arresta da una palla non tanto buona a Pagni, raddoppio con Chiacic, buonissima difesa menzana, recupero di Ranuzzi, Vico per Biagio Sergio, brutta palla da parte di Vico. C'è tanta tensione nella menzana, Cecina può tornare in attacco, era importante completare quel bel recupero difensivo con un canestro. Comunque l'errore sul tiro di Rossato porta la palla alla Menzana, Panzini, perfetta parità, la gara 1 di questa finale playoff del girone A. Taglio di Vico sotto, fallo della difesa, credo ci sarà rimessa, non credo sia stata considerata azione di tiro, infatti indica lato l'arbitro. Si fa sentire il Palaestra, pubblico è non importante, qualcosa di più. Ranuzzi trova Biagio Sergio, che da sotto va a sbagliare l'appoggio al tabellone, Gambolati poi mostra i muscoli e i gomiti, altro brutto errore della Menzana. Rimaniamo sempre lì su 15-15.
l'uscita di Biagio Sergio, deve tornare sotto Rossato, la finta si alza, gran canestro di Rossato, quarto punto per lui. Rossato è un giocatore che avrà chiaramente un futuro di categoria superiore, tanto porta i suoi sul 17-15. Kjačić dal post basso, questo è corto, Vico prova a prendere la palla ma sotto canestro. Cecina sta assolutamente dominando, tornato Sanna in partita, attenzione agli avvicinamenti a canestro di Sanna, buon raddoppio sul quale alla fine viene fissiato un fallo a Biagio Sergio, secondo per Biagio. Pignatti ha preso una boccata di ossigeno, adesso torna al posto di Sergio. Rimessa GR Service, Gambolati per Caroti, blocco di Gambolati. Caroti gli restituisce palla, attenzione perché Gambolati ha il tiro da tre, anche se lo sbaglia, fallo. Fallo era onestamente di Pagni, non di Kjačić. Tutti l'hanno vista diversamente. Anche perché visti 2,14 m di Kjačić, non credo abbia necessità di spingere l'avversario per prendere palla. Gli arbitri hanno visto diversamente. Bruni per Gambolati ci riprova, sbaglia anche questa. Infine Kjačić mette tutti d'accordo, bisogna provare a correre. Vico, fallo fischiato all'intenzione di Caroti più che al contatto vero e proprio su Vico. La rimessa per la Menzana. Come Vico ha provato a mettere in moto l'acceleratore, abbiamo visto Campanella chiedere ai suoi di fare fallo, vuol negare assolutamente con il piede in transizione la panchina ospita, la Menzana, anche perché oggettivamente Vico da tre, ancora sul ferro, Pignatti tocca per Panzini, oggettivamente se Siena corre a non una, due marce in più. Ranuzzi con 6 secondi per tirare, palla sotto a Kjačić. Non la controlla il capitano della Menzana. Fuori Vico, dentro Parente. Zero su 5 per Vico in questi primi 12 minuti e rotti. Rimaniamo a quota 15 contro il 17 degli ospiti. Gambolati addirittura a portare palla. Consegna a Caroti. Uscita di Kjačić su Caroti. Gambolati la finta, va a sfondare su Pignatti, buonissima idea di Pignatti anche se ha preso un colpo durissimo. Secondo fallo di Gambolati, situazione falli per Cecina non facilissima perché ci sono ben 5 giocatori con 2 falli, anche se siamo solamente il secondo periodo, è presto per fare questo genere di valutazioni. Fuori Gambolati, abbassa il quintetto Campanella che adesso gioca con Fratto dal numero 5, per modo di dire, perché poi non è un numero 5 Fratto, adesso l'idea dovrebbe essere quella di trovare il modo di dare palla sotto a Kjačić. Parente, esce a ricciolo dai blocchi per Kjačić, sotto per Pignatti, un fallo su Pignatti fischiato a Pagni, il primo fallo di Pagni, ci saranno 2 tiri liberi per Luca Pignatti con 6:46 da giocare in questo secondo periodo. La prima gita in lunetta della partita per il Pigna, sbaglia Pignatti. Cecina in bonus, 1 su 2 del Pigna, meno 1, 17 GR Service, 16 Gecom.
stata un po' di confusione sulla chiamata dello schema offensivo della squadra ospite. Giovanni Bruni, Fratto perde palla, recuperata bene da Pignatti, guarda male, guarda storto gli arbitri Fratto, ma qua l'errore è stato solo esclusivamente suo. Panzini per Ranuzzi, Parente subito a Chiacic contro Fratto, gran canestro di ghiaccio, e questa è una cosa assolutamente, mi ripeto, da fare, dare palla sotto, perché Fratto ha un grande fisico, ha un grande agonismo, ma oggettivamente non ha la stazza di Chiacic. 18-17, sorpasso Menzana. Bruni per Caroti, Pagni trova Sanna, tiro da tre punti di Sanna a canestro, la prima tripla della partita. 20-18 per la GR Service. Dovremmo anche noi, anche la Menzana dovrebbe iniziare a trovare canestro da fuori. Alex Ranuzzi, lui subito a rispondere, arriva la prima tripla della serata bianco-verde, 1-8, 21-20 Ranuzzi, 5 per lui, pasticcia molto Giovanni Bruni, 12 secondi per tirare, palla fuori, Fratto da 3, una sassata di Fratto, i problemi erano in precedenza sulla gestione del possesso con Bruni che ha perso diversi secondi sulla linea di metà campo. Panzini sotto per Chiacic a realizzare il capitano, e questo era ciò che dovevamo fare. 23 GECOM, 20 GR Service, con 4 punti in fila del capitano Roberto Chiacic. Time out chiesto da Campanella. Ha letto molto bene la situazione Mecacci, e l'ha letta bene anche sul parquet Davide Parente, perché oggettivamente ce ne eravamo accorti anche, ne ero accorto anch'io, che notoriamente non sono un falco da questo punto di vista, però lo squilibrio fra Fratto e Chiacic è fin troppo evidente. 23-20 Menzana. Dato sicuramente interessante che premia la difesa bianco-verde sono le 7 palle perse dalla GR Service in questo avvio. Poi sul fatto che Menzana abbia fino a questo momento su queste palle recuperate fatto solamente 6 punti è una storia un po' diversa. Vero è, lo ripetiamo, che Cecina non ti consente comunque il contropiede perché va subito a spendere fallo. 23-20 per la Menzana sul Cecina. Rientriamo dopo il time out. Pagni a portare palla. Adesso Caroti, Bruni, Sanna, arriva Ranuzzi in difesa su Sanna. Prende un tiro da 3, è cortissimo, però dovremmo andare a prendere il rimbalzo perché altrimenti tutta la gran difesa fatta rimane fino a se stessa. Ball handling notevole, devo dire, da parte di Giovanni Bruni. Pagni ci pensa, ci prova, sbaglia, rimbalzo di Parente. Cecina 1-5 da 3 punti, 4-10 da giocare prima dell'intervallo lungo, più 3 Siena. Panzini, Parente, gran palla sotto per Chiacic. Stiamo impattando in maniera notevolissima sulla partita sfruttando Roberto Chiacic. Per il capitano è l'ottavo punto in questa gara 1 della finale playoff. Mamma mia che blocco di Fratto, gli arbitri fischiano un fallo sulla pallone apparente, e poi però qua sotto si è vista una mazzata da parte di Fratto su Ranuzzi. Ranuzzi ha chiesto il cambio.
l'altro Bruno Ndomengue, che va a giocarsela con Rossato. Anzi no, probabilmente Ranuzzi voleva sincerarsi che il cambio riguardasse lui. Gambolati contro Chiacic, step back di Gambolati, rimbalzo di Pignatti. Cecina ha perso un po' l'abbrivio importante che aveva avuto sui primi possessi. Davide Parente rifiuta il tiro da sotto a Chiacic, adesso c'è Gambolati, a ghiaccio lo scarta come una caramella, fa realizzare 27esimo punto Mezzana, una serie pazzesca di Roberto Chiacic. 10 punti per il capitano. Da 3 Bruni, gira esce, rimbalzone di ghiaccio, Panzini, proviamo un po' a correre ma è già schierata la difesa di Cecina, no, va dentro Panzini, va purtroppo a sbagliare. Attenzione, Rossato da 3, ci va bene con fallo su Bruno Domenico di Caroti, peccato per la precedente circostanza in cui Panzini ha provato l'appoggio al tabellone, il pallone non ha voluto saperne di entrare, ma è sicuramente una Mezzana diversa. Ed arriva il secondo time out in pochi minuti, stavolta a chiederlo è Matteo Mecacci. 27-20, una grande striscia di Roberto Chiacic, 5 su 7 dal campo più 4 rimbalzi per il capitano della Mezzana. È un parziale aperto di 9-0 della Mezzana, perché sul canestro di Massimiliano Sanna da 3 punti Cecina si era trovata in vantaggio 20-18, e poi sono arrivati questi 9 punti della Mezzana, quasi tutti di Chiacic. 2:54 al termine, 27-20, si ripartirà con Bruno Ndomengue in lunetta perché Cecina in bonus. Bravo Bruno, 28-20. Gli arbitri, l'abbiamo detto stasera, signori, Dionisi di Fabriano e Gonella di Genova. Uno su due intanto di Ndomengue. Pensate un po', il designatore è presente stasera, il commissario che è Cerebuk, arbitro che per una vita abbiamo visto a Siena ma anche e soprattutto in Europa. Intanto butta via un'altra palla Cecina, la recupera Sebavico. Ndomengue va su e va a realizzare Bruno Ndomengue, 30-20 Mezzana. E la palla persa numero 8 di Cecina, fallo che Vico poteva evitare assolutamente, va a canestro del testa, ci sarà anche il tiro libero aggiuntivo. Tiro libero aggiuntivo per il capitano della GR Service. Va dentro. Torna a fare canestro la GR Service dopo un'eternità. Pressing a tutto campo per gli ospiti. Ndomengue e Pignatti. Sotto Chiacic chiama Ampigesti, palla, grandissima lettura della Mezzana, un Vico che taglia sulla linea di fondo e mette due punti importantissimi. 32-23 sono i primi due in azione dell'argentino. Più 9 Siena, Gambolati contro Panzini, lo facciamo tirare, la palla è della Mezzana, lo facciamo tirare perché oggettivamente da lì dovrebbe essere meno pericoloso che da sotto Gambolati. Gambolati che
a 0 su 7 dal campo. Sotto canestro abbiamo avuto dei problemi nel prendere rimbalzi in avvio di partita. Sotto canestro poi però abbiamo abbassato la saracinesca e ci troviamo sul 32-23. Time out chiesto stavolta da Federico Campanella, che ricordiamo per tanti anni qua a Siena aver portato ad alto livello, lui come tanti altri, il settore giovanile della allora Menziana Basket. Poi Campanella ha ripreso la strada di casa, che è quella di Livorno, e da 2 anni sta facendo buonissime cose a Cecina, quest'anno avendo raggiunto anche la finale del playoff. Abbiamo visto un po' di vecchia Menziana in giro per il palazzetto, soprattutto ragazzi, o meglio ragazzi ormai non lo sono più, sono diventati giocatori che hanno indossato questa maglia nelle giovanili. Abbiamo visto Tommaso Marino, abbiamo visto Ingrosso e tanti altri. Per la cronaca abbiamo visto anche Alessandro Magro, che quest'anno ha chiuso con una salvezza più che meritata l'esperienza sulla panca di Omegna in Serie A2. In silver Panzini per Sebavico, Pignatti 8 secondi, Lollo Panzini da 3, Lorenzo Panzini è arrivato subito, primo tiro da 3 punti, primo canestro, il microonde, Panzini, massimo margine 35-23, e aggrediamo in difesa e raddoppiamo in difesa. Gambolati, palla persa, spettacolo difensivo Menziana, e non è un caso che come le mani e le ginocchia in difesa riescono a contestare, poi cresce tantissimo anche la fase offensiva e arrivano pure i tiri da 3 punti. Ne abbiamo messi 2, uno con Ranuzzi, l'altro con Panzini. Lollo Panzini, grande protagonista quest'anno, perde palla a Sebavico, è andato un po' morbido sulla difesa di Gambolati. 1:07 alla fine del secondo periodo, è più 12 Geco, 35-23. Rossato, 11 secondi per tirare. Fratto, è un grande momento difensivo della Menziana, altra palla persa di Cesi. Grandissima Menziana in questo momento, è una squadra che sta mostrando un'intensità notevolissima, tutti in piedi nelle tribune, 35-23. Cecina ha trovato sì quel canestro con fallo e tiro libero aggiuntivo, però sostanzialmente là è stato un errore della difesa biancoverde, sostanzialmente non ha quasi mai segnato in questo secondo periodo. Fatto 5 punti più 3, diciamo così. 46 secondi al termine, più 12 Menziana, è arrivata la palla persa numero 10 per la GR Service. Si fa sentire il palestra. Passo alla volta, non dobbiamo assolutamente pensare a ciò che può esserci dopo questa finale, perché questa è una finale dura, tosta, lunga. Dobbiamo stare con la testa sulla prima partita, sapendo che fra 2 giorni ce ne sarà un'altra, e poi così ogni 48 ore. Sebavico pressato, Panzini, non passiamo la metà campo, bruttissima uscita da questo time out. Buona invece l'idea di Cecina di andare a pressare,
Kalajic esce su Bruni, un Domenghi anche lui in pressione sul playmaker avversario, però è rossato. Gambolati ne sbaglia un'altra, Fratto prende il rimbalzo, infrazione di campo. Probabilmente Fratto era anche andato al di là della linea di fondo un istante prima di scaricare questo passaggio incontrollabile per qualsiasi suo compagno. L'ovazione per il capitano che esce dopo aver spaccato in due la partita. Esce anche Ondomenghe che ha fatto buonissime cose. Torna Ranuzzi. Undici secondi. Parente, blocco di Pignatti, anzi no, la ricezione di Pignatti. Si va Vico, non un grande attacco onestamente, due secondi, uno, si alza Vico e va a realizzare. Si va Vico, va bene così, pur non avendo lavorato bene abbiamo trovato il canestro sulla sirena ed è un canestro che ci porta 37-23. Quinto punto di Seba Vico, sono 10 quelli di Kjačić che ha, lo abbiamo detto, spaccato in due la partita e soprattutto è un parziale di 19-3 per la Menzana in questo secondo periodo. Cecina ha perso tanti palloni, non ha più visto la via del canestro, si è trovata in grande difficoltà. Più 14 Merzana all'intervallo, ci risentiamo fra poco. Riparte dal 37-23 dopo i primi 20 minuti fra Gecom, Siena e GR Service. Cecina con uno strappo importante, ne abbiamo parlato in cronaca diretta da parte della squadra biancoverde, la squadra di casa che ha avuto soprattutto da Roberto Kjačić un apporto notevole in termini di sostanza e soprattutto di punti. Menzana che ha tirato 15 su 32 dal campo, molto meglio di Cecina che ha avuto 10 su 29. Tiro da tre punti che è stato un po' il tallone di Achille di entrambe le squadre. 2 su 9 della Menzana che peraltro ha trovato due canestri importanti, prima con Ranuzzi e poi con Panzini nel finale della prima frazione. Dall'altra parte 1 su 9 per Cecina. Cecina che mantiene un certo vantaggio nel computo dei rimbalzi, 21-15, ma ha avuto non pochi problemi visto e considerato che ha perso 11 palloni. Primo possesso per Cecina, è tornato Paci nella Gecom. Caroti, l'uscita di Pignatti su Caroti, Gambolati, Fratto, taglio centrale di Caroti ma arriva Parente. Fratto va a sbagliare, Fratto ha perso un po' la maniglia, potremmo dire così, dopo aver impattato alla grande sulla partita. Ne avevamo detto, proprio dal punto di vista mentale, agonistico, si è un po' perso perché è molto cresciuta l'intensità della Gecom. 6 secondi per tirare, Paci va a sfidare Fratto, va a sbagliare Paci, rimbalzo di Gambolati, problemi di falli per Cecina sicuramente, con tanti giocatori già due falli, ne ha 3 per la cronaca Caroti. È quello messo peggio, che è quello che adesso scarica palla su Gambolati, altro punto di Gambolati, stavolta la mette la tripla il lungo della GR Service per Gambolati che aveva avuto 0 su 8 dal campo. Il primo canestro, il canestro pesante, 37-26, zona per Cecina, rimbalzo offensivo di Pignatti che va a realizzare sull'errore di Parente. Punto numero 39 della Menzana, anche se il tabellone non viene aggiornato, viene aggiornato adesso. Caroti su Gambolati,
va a sfidare Paci che non tiene primo contatto, poi però Gambolati va molto lontano da canestro e va a sbagliare. Il rimbalzo è della Menzana, una Menzana che ha sprigionato un grandissimo secondo periodo. Qua Paci cade un po' nel tranello da parte del giocatore avversario, che se non sbaglio era Caroti, e viene fiscato un blocco irregolare al pivot della Menzana. Il segnalazione strana sul tabellone, il fallo credo sia di Paci, è stato segnalato dal giocatore con la maglia numero 9 che fra l'altro neppure esiste nella Menzana. Comunque fallo di Paci, primo della sua partita. Ancora Paci a uscire su Caroti, gioco alto basso dei lunghi della GR Service. Fratto, alla fine Cecina recupera il pallone con Sanna, c'è il fallo fiscato apparente che è andato a cercare il pallone, probabilmente non soltanto cuoio sotto la mano di Davide. Primo fallo di Parente, ma la cosa pazzesca è che vengono dati due tiri liberi al giocatore di Cesino, a Sanna, che in quel momento stava recuperando il pallone semplicemente. Sanna mette il primo tiro libero, non un gran fischio devo dire. Due su due di Massimiliano Sanna. Palla buttata via, bisogna essere un po' con la testa in quello che si fa, non un grande rientro dagli spogliatoi come talvolta è successo nel corso della stagione. Palla persa e fa bene Matteo Mecaggi a chiedere time out. C'è qualche problema proprio sul tabellone che adesso viene aggiustato, addirittura figuravano quattro falli per la Menzana, situazione è ben diversa, due falli Menzana, zero Cecina. Ma al di là di questo, inerzia che sembra essere tornata nelle mani della GR Service, che non ha recuperato tantissimo a dire la verità. 37-23, siamo a 39-28, ciò che un po' mette preoccupazione è questa non grande consistenza da parte della GECO. Gli arbitri che cercano tanto di mettere un po' di chiarezza al tavolo. Cecina sta chiedendo un fallo in più per la Menzana. Si può ripartire con Sanna. Caroti, non bisogna dare morale ad una squadra come Cecina che ha grandi attributi, sicuramente la stagione dice questo. È scivolato Vico, fallo fischiato alla difesa di Alex Ranuzzi su Massimiliano Sanna, secondo fallo di Ranuzzi. Fasi molto spezzettate della partita. Caroti, Gambolati, la finta, palla per Fratto contro Pignatti, palla toccata con il piede da un giocatore biancoverde,
si riporta a 14 secondi il cronometro. Peccato, perché questa palla probabilmente l'avremmo recuperata. Continuano a parlarsi gli arbitri e gli allenatori, gli arbitri e gli addetti al tavolo. Si parla molto e si gioca poco in questo avvio di ripresa. 7-12 sulla scadenza del terzo periodo. C'è anche Cerebuk al tavolo, dirigente accompagnatore di Cecina, che sta facendo ancora una volta notare la situazione falli, che a suo dire manca di una penalità nei confronti della squadra biancoverde. Non si arriva a capo di nulla. Adesso l'arbitro chiama i due allenatori. Tutto chiarito con Campanella che probabilmente ha fatto un applauso di incitamento, niente più, al tavolo. Il pubblico l'ha presa un po' diversamente. Si gioca finalmente. Gambolati da due, è corto, questo non lo dobbiamo concedere. Alla fine usciamo, non il tiro di Gambolati quanto il rimbalzo offensivo, dicevo, di Del Testa. Arriva il terzo fallo di Sanna, che da dietro è andato a sbattere su Parente, mettiamola così. Il fallo era piuttosto netto. 39-28, usciamo da questo lunghissimo possesso di Cecina con un nulla di fatto. Parente aveva bisogno di un blocco, alla fine scarica su Sebavico. Attacca il canestro Sebavico, va a realizzare un gran canestro Sebastian Vico, e c'è anche il fallo. È questo che deve fare Sebavico. 40-28 Geco, tiro libero aggiuntivo, e c'è il quarto fallo di Lorenzo Caroti, che esce. Torna Bruni al suo posto. Segna Sebavico. E continua ad esserci qualcosa che non va al tavolo. 42-28. Adesso tutto a posto. Del Testa per Gambolati. Cecina fa grande fatica ad attaccare. Va a sbagliare Sanna. Stiamo chiudendo qualsiasi varco, mettendo mani e gambe ovunque. Actor Studio di Giovanni Bruni, secondo fallo in attacco di Paolo Paci, sulla stessa identica situazione. Terzo nel complesso per il centro della Menzana. Rimaniamo 42-28. Campanella e Sanna che non se la mandano certo a dire. Si arrabbia per il tiro che ha preso poco fa Sanna, il suo allenatore. Bruni, Del Testa, il ribaltamento per Gambolati. 6 secondi, 5, gran difesa di Pagnatti. Rimbalzo di Vico. Va detta una cosa: se costringiamo Cecina a finalizzare sempre e comunque con Gambolati, vuol dire che stiamo difendendo duro. Quello è un tiro che possiamo concedere agli avversari. Vico passi.
un'azione di passi grande come una casa insieme a Vito. Probabilmente su una spintarella, quello sì, ma sono passi. Rimaniamo 42-28, tempo scorre, 5:45 da giocare nel terzo periodo. Bruni, palla in mano a chiamare schema. Rossato a cercare di uscire da una selva di mani e di blocchi. Consegna palla al capitano del Testa contro Ranuzzi. Pagni. Rossato, palla sotto. Perde da Cesina perché fa infrazione di passi. Siamo nella stessa situazione che la Mezzana ha trovato nel secondo periodo, quando è andata via, ha fatto il parzialone Cecina senza lunghi, o quantomeno senza un numero 5 di ruolo. Vediamo se Paci riuscirà ad approfittarne come ne ha approfittato la grande Chiacic, tanto parente per Ranuzzi. Eccolo Paolo Paci, ed ecco quello che dicevamo. Giochiamo palla sotto con le giuste spaziature. Due di Paolo Paci, primi della sua serata. 44-28. Altra palla persa da Cecina. Rimessa Mezzana. Scusate se mi soffermo un attimo nel commento, ma sto guardando il tabellone, il cubo, il palestra, dove per dire ci sono dei problemi piuttosto evidenti anche nel conteggio dei punti. Palla persa da Cecina, è la palla persa numero 13 della partita labronica. Un po' di nervosismo nel quintetto ospite, il fatto che sta parlando molto con gli arbitri, difesa a zona dopo aver difeso a uomo in precedenza. Ma ci starebbe bene il primo canestro da fuori di parente. L'abbiamo chiamato Davide Parente da casa sua. 47-28. Massimo margine più 19, 4:23 all'ultimo stop. Continuiamo a difendere come degli indiavolati. Fratto, palla recuperata da Parente. Giravolta di Davide, questo è un fallo antisportivo. Gli arbitri non fischiano. Nulla di grave per fortuna per Davide. Se non è antisportivo questo, non so quale possa essere la valutazione degli arbitri. Un fallo normale invece per Giovanni Bruno. Rimessa Jacob con Davide Parente. Vico, va dentro Vico e poi scarica palla in tribuna con Pignatti che aveva tagliato dentro. In campo Panzini, serve un po' d'ordine e fa bene il pubblico ad applaudire Seba Vico, nonostante la serata non particolarmente felice dell'argentino, che però ci ha regalato punti importanti sul finale della prima frazione, su tutti proprio il canestro allo scadere del più 14. Pagni, Rossato, Bruni, va dentro Giovanni Bruni. Questo è un buonissimo attacco da parte di Cecina. Arriva il canestro di Fratto, il sesto punto di Fratto. 47-30, torna a zona Cecina che alterna un'azione a uomo e una zona quasi. Parente la finta da due, cortissimo il tiro di Parente, ma c'è il rimbalzo di Paci che va a realizzare Paolo Paci. Ha segnato del Testa dall'altra parte. Allora Paci, per il dovere di cronaca, è arrivato a quota 8 punti. Sono stato tratto in inganno da quello che non sta scritto sul tabellone.
parete sulla linea dei tre punti per Paci. Gran movimento di Paci che poi però viene cancellato dalla stoppata di Fratto. Dobbiamo tornare in difesa. Tiro da tre di Del Testa, gira esce, fallo di Pagni su Paci. Io ho parlato molto bene nei primi minuti di Lorenzo Caroti, perché la stagione onestamente di Lorenzo Caroti è stata una stagione importante per un ragazzo della sua età. Stasera ha sofferto molto, non ha fatto una gran partita, anzi tutt'altro. Se è vero che ha due punti e due perse con un solo tiro preso dal campo, parlo però molto bene di Giovanni Bruni, lo avevo fatto anche nel corso della partita di campionato giocata qui a Siena, perché è un giocatore che ha una grande visione di gioco. Panzini intanto per Pignatti, Ranuzzi la finta, si alza Ranuzza a sbagliare, al rimbalzo Giovanni Bruni. Ball handling del playmaker con la maglia numero 15. Tornerà Sebavico fra poco. Gambolati per Del Testa, cross, non arriva nessuno a incornarlo di testa, la palla nelle mani di Paci. 2 minuti e 2 secondi da giocare in questo terzo periodo. Cesina che non fa quasi mai canestro, la Mezzana mantiene le mani sul vantaggio di più 17. Ranuzzi da 3, fallo su Ranuzzi, fischiato arrossato, ci sono 3 tiri liberi. Terzo fallo anche per Rossato. Campanella ripropone Sanna. Abbiamo lavorato benissimo in difesa un po' su tutta la GR Service, ma se dobbiamo prendere in esame un paio di situazioni, sicuramente il contenimento di Caroti buttato completamente fuori partita e poi anche la difesa su Sanna. 3 tiri liberi per Alex Ranuzzi, mette il primo. Siamo 50-32, si fa sentire la curva biancoverde, si fanno sentire anche i tifosi di Cecina. Sbaglia il secondo Ranuzzi, ne ha un altro. Cecina ha una tifoseria di famiglie, fatta eccezione per un gruppetto di ultras che normalmente seguono il calcio. 2 su 3 di Ranuzzi, che però quest'anno stanno seguendo anche le sorti del basket. Gli applausi per Alex Ranuzzi e gli applausi anche per Davide Parente. In campo Vico e Ondomenghe. Ondomenghe ha dato 2 minuti di grande sostanza alla partita nel secondo periodo, nel momento migliore della Mezzana. Siamo 51-32. 7 punti di Ranuzzi, fallo di Ondomenghe, con Sanna che è andato subito ad attaccarlo. Vai lunetta Sanna, perché entrambe le squadre sono al bonus. Ieri sera il successo della Fortitudo, 56-51 a Montichiari, 3-0 nella finale del girone A, fa 1 su 2 Sanna, e quindi Fortitudo già qualificata. Si sta giocando in contemporanea alla Mezzana la gara 3 del girone D. Sebavico fuori per Ondomenghe, prende il tiro da 3 sul ferro, rimbalzo di Sanna. Pasticcio un po' Massimiliano Sanna, Chiacic era lì fermo come un totem e Sanna ha trovato l'autostrada per fare canestro. L'altra partita del girone D che si sta giocando è
Aquila Palermo contro Agropoli. Agropoli è sopra 2-0 nella serie, però stasera sta vincendo nettamente Palermo 60-39. Rimbalzo di Roberto Chiacic, una, due volte, e poi c'è il fallo di Sanna. Quarto fallo. ...51-33 con il capitano che va in lunetta a battere due tiri liberi. Primo gli esce male dalle mani, molto male. Errore. Zero su due, ma recupera lui stesso la palla sullo schiaffetto dato da Pignatti. 9 secondi per tirare. Sebavico ancora da Chiacic. Passo di Crocio come ai vecchi tempi. Roberto Chiacic. 53-35. Punto numero 12 della partita del capitano. Ultimi 23 secondi. Panzini su una sceneggiata di Giovanni Bruni che era da punire con un fallo tecnico. Sanna va a sbagliare, rimbalzo di Ondomeng, ci sono 11 secondi. Sebavico, 7 secondi, 6, va come un treno Sebavico, ed è lui l'uomo dell'ultimo secondo, Sebastian Vico, 55-35, ancora una volta sulla sirena il canestro che lo porta a 10 punti, Menzana più 20, ci fermiamo per l'ultimo time out. Tutti in piedi, urla la curva nord, una Menzana assolutamente di grande spessore che è sopra di 20 lunghezze, 55-35. Lo speaker che sta dicendo come i punteggi individuali non siano quelli effettivi sul cubo, ma non ne parliamo più perché altrimenti vi annoiamo. Vi interessa sicuramente altro. Vico che ha chiuso col canestro del più 20 come già nel secondo periodo, quasi sulla sirena. Doppia cifra per l'argentino, miglior marcatore della Menzana Chiacic con 12, per Ghiaccio anche 6 rimbalzi. Al rimbalzo dopo un inizio difficile abbiamo fatto la voce grossa, abbiamo completamente rigirato le cifre. Menzana 28, Cecina 26 in termini di rimbalzi totali, 6 di Chiacic, 7 di Pignatti, 5 di Paci. Ripartiamo con Panzini, Vico, Ondomeng, Chiacic e Pignatti. La rimessa della Menzana, Sebavico trova Panzini, ancora per Vico, recezione dal post basso di Pignatti contro Fratto, buona difesa di Fratto, deve tornare da Vico Pignatti, e questo è un altro grandissimo canestro di Sebavico, 57-35. Un diesel stasera all'Argentina, è partito tiepido ma poi si è scaldato e ha fatto tutti canestri importanti. Fratto contro Chiacic, prova a giocarla sulle finte, sbaglia. Ondomeng che piazza
blocco su Cambolati, scarico per Pignatti, va via la mezzana, va via più 24, 59-35, cavalcata biancoverde in questa gara 1. Pubblico che gradisce, canta e batte le mani. Sanna deve tornare fuori dal Rossato, tiro da tre punti cortissimo, la palla nelle mani di Panzini. Panzini per Pignatti, chiama Biagio Sergio, Matteo Mecacci, Bruno Ndomenghe, buona palla per Chiacic. Una spinta su Chiacic, non fischiata, la tripla di Sebavico sul ferro. Era un fallo su Chiacic che andava fischiato. Sanna, e buon fallo da parte di Bruno Ndomenghe, sottolineato dagli applausi della panchina, del pubblico. Cambio mezzana, va fuori Pignatti che ha cancellato Fratto questa sera. Dentro Biagio Sergio. Caroti, subito scintille fra Fratto e Sergio. Fallo di Chiacci, che poi si lamenta perché probabilmente questo contatto è identico a quello che ha subito in precedenza, che gli arbitri non hanno sanzionato. Caroti. Da tre Caroti sul ferro, rimbalzone di Bruno Ndomenghe. Vico spinge, fallo della difesa di Rossato. Quarto fallo di Rossato, Vico e Panzini che si parlano molto. Rimessa mezzana. 8 minuti e 6 da giocare. Abbastanza ben indirizzata questa gara 1. Intanto Cambolati che sta cercando di contenere Chiacic. Doppio fallo a Chiacic e Cambolati. Terzo fallo di Cambolati. Terzo fallo di Chiacic. Bonus per la mezzana. Intanto Cambolati continua ad avere qualcosa da dire agli arbitri. Io mi aspetto una gara 2 e soprattutto una gara 3 abbastanza spigolose. Allora, richiamino come se fossimo a scuola da parte degli arbitri, una nota sul quaderno di Cambolati ed una su quello di Chiacic. Ndomenghe per Vico, Chiacic, la finta, scivola Roberto, si alza Bruno Ndomenghe da tre corto, arriva Chiacic ancora e mette dentro. 61-35, 7:42 da giocare, massimo margine mezzana di un 26. Chiacic arriva a 14 punti e 7 rimbalzi. Cambolati, Sanna, 24 secondi. Chiacic è completamente fuori dalla partita. Cambio di campanella. Toglie Cambolati, al suo posto Lorenzo Fantoni. Cambolati, la partita bruttina, con 1 su 12 al tiro e 3 palle perse.
61-35. Sebavico per Biagio Sergio sotto a Chiacic, fallo sul capitano da parte di Fratto. Ci saranno due tiri liberi per Roberto Chiacic. Un'ira di Dio sulla GR Service si è abbattuta. Ha un nome ed un cognome, Roberto Chiacic, maglia numero 41, il capitano della Menzana. Uomo partita. Adesso mette anche il tiro libero, 62-35. Non belli a vedersi, ma l'importante è che vadano dentro. 63-35 più 28, 7 minuti da giocare. Sanna per Fratto contro Chiacic. La stoppata di Ghiaccione, poi arriva il rimbalzo da parte di Fantoni. ...63-37... tornerà Parente per chiudere la partita. Vico fuori per la tripla di Bruno Ondomenger, rimbalzo di Biagio Sergio per Seba Vico. Diamo anche spettacolo, no look di Sergio per Seba Vico, che era lì nel momento giusto, al punto giusto. Appoggio al tabellone di Vico, punto numero 14. 65-37, canestro di Fantoni con grande parabola, 4 in fila per Lorenzo Fantoni. ...5-58 da giocare. Vico, tornata a zona la GR Service, è una zona con tanti spazi, e con il grande canestro di Bruno Ondomenghe, grande attacco, scambio fra i lunghi, Chiacic e Biagio Sergio che taglia dentro, scarica un pallone sull'altro lato, la tripla di Bruno Ondomenghe, 67-39, sesto punto di Ondomenghe, che adesso va a difendere su Fratto. Bravo Fratto in questa circostanza. Seba Vico, ancora un Domenghe, Panzini, fallo di Fratto non fischiato. Sergio da tre, rimbalzone di Chiacic con un fallo grande come una casa di Sanna. L'arbitro che era lì stava prendendosi un caffè sotto l'area, non ha fischiato. Dall'altra parte palla persa, Cecino, l'abbiamo detto ormai da diversi minuti, e con la testa sotto la doccia, non mi sembra che anche gli arbitri facciano altrettanto. E adesso tanti applausi meritatissimi per Seba Vico, che aveva avuto non pochi problemi in avvio di gara, ma che poi è uscito fuori veramente alla grande. 4:48 da giocare. Gara 1 prende la strada di Siena, anzi rimane proprio qua, in casa. Ancora Roberto Chiacic, 69-41, punto numero 18 della sua partita, poi fallo di Biagio Sergio. Qui gli arbitri non concedono veramente nulla, e tanti, 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 e ancora tanti applausi per questo giovanotto che ha compiuto 40 anni il primo dicembre dello scorso anno, ma che stasera ha giocato come se ne avesse 18, buttandosi su tutti i palloni, prendendo tutti i rimbalzi che era possibile prendere, facendo soprattutto canestro quando c'era da farlo e quando c'era da sparigliare le carte. Man of the match Roberto Chiacic, 61, con 18 punti e 7 rimbalzi. Sulla sirena dei 24 l'errore di Cecina, il rimbalzo di Parente, che stasera ha fatto solamente 3 punti ma ha preso 5 rimbalzi. Sergio per Panzini, fallo fischiato
alla difesa di Ceci, al fallo di Matteo Favilli. Adesso Campanella ha dato un po' di minuti anche alle seconde linee, probabilmente anche per cercare di togliere un po' di nervosismo dalla mente di dei vari Gambolati e Fratto soprattutto. Parente attacca Caroti, recupera palla, alla fine la perde, era probabilmente da sanzionare un'infrazione di passo a Parente. ...69 a 41, 3:38 da giocare. Caroti per Favilli, lontano dalla palla, il fallo credo di forse Biagio Sergio, no, è di Ondomeng. Terzo fallo per Bruno, va a tirare la GR Service. Con Del Testa che sbaglia. ...69 ...4-2, 1-2 di Del Testa. Cecina ha fatto 10 minuti assolutamente di livello, poi è stata stritolata dalla pressione difensiva e anche dal maggior atletismo e impatto fisico della Mezzana. Domenghe per Paci, 4 secondi, 3-2, Panzini la finta sullo scadere, sul ferro, forse una finta di troppo. Caroti, fallo di Parente. Quarto fallo. Vinciamo di quasi 30 punti senza aver avuto molto in attacco da Parente, e tutto sommato anche da Ranuzzi, che è stato molto risparmiato, il che è assolutamente positivo in vista delle partite ravvicinate che si giocheranno. Queste sono ottime indicazioni per Matteo Mecacci ed il suo staff, che stasera devo dire hanno letto molto molto bene la partita. Parente aggredito da Caroti, arriverà Bonelli per chiudere il match. Sergio Ondomenghe, 7 secondi per trovare la via del canestro. Taglio sotto canestro di Panzini, Parente. Mamma mia! Mamma mia, Davide Parente! Il canestro della domenica, è tutto e per tutto. Cosa ha fatto? 72 a 44. Del Testa va a sbagliare, rimbalzo di Parente, fallo di Fantoni. E questo è il coro al quale idealmente mi unisco. Non posso farlo perché sto commentando, però c'è tanta tanta voglia di tornare in Serie A, anche se chiaramente non è la Serie A che abbiamo conosciuto fino all'anno scorso, quella che una vicenda triste ma al tempo stesso anche vergognosa ha finito per cancellare. Cambio fuori Parente, che ha messo gli effetti speciali con quel canestro, chiude con 6 punti e 5 rimbalzi Davide Parente. Dentro il boa Bonelli, 74 a 44 più 30 Menziana, una bella legnata sulle spalle della GR Service, anche se poi sappiamo benissimo fra 48 ore si riparte da 0-0, quindi conta sicuramente, perché poi nella testa di chi li prende 20-30 punti rimangono, però non sono così decisivi. Ondomeng in angolo, Sergio prende il tiro da tre, arriva il canestro di Biagio Sergio, il ragazzo di Mattaloni,
per il 77-46. È festa Menzana stasera, più 31. E continuiamo a difendere, questo è un altro segnale importante sulla mentalità che questo gruppo ormai ha acquisito. Ndombele braccato e fermato fallosamente da Del Testa, avrà due tiri liberi. Il ragazzo nato a Madrid nel 1992. Cecina sostanzialmente non arriva a quota 50, o comunque se ci arriverà lo farà proprio negli ultimi scampoli di partita. Vuol dire aver difeso davvero alla grande. 1-2, 78-46, con la curva che chiama Ranuzzi. Pagni fuori per Del Testa che segna. Cecina ha tirato 3 su 15 dalla lunga distanza. Le cifre della Menzana poi si sono un po' aggiustate, 5 su 17, 30 su 61 su 61 complessivo, Cecina 18 su 52 e una messe di palle perse, sono state addirittura 16. Ultimo minuto, Bonelli da 3 sul ferro, 78-49, Caroti, la stoppata di Bruno Ndombele che cancella Favilli, grande gesto atletico. Fallo dato alla difesa, però ciò non toglie la bellezza di quello che abbiamo visto poco fa, lo stacco di Bruno Ndombele che ha schiacciato il pallone sul cristallo. Due tiri liberi per Del Testa. Si torna a giocare fra 48 ore, anzi qualcosina in più. ...78-51... giovedì sera, Palaestra. Ndombele per Panzini, Bonelli, ancora Panzini, cross da parte di Biagio Sergio. Favilli per Fantoni che va a sbagliare. Ndombele prende palla e mette tutti d'accordo, ultimi 8 secondi. Finisce qua la Menzana, va 1-0 con un peso specifico notevole. Finisce 78-51. Fra due giorni si torna a giocare ripartendo 0-0 per il punteggio, ma 1-0 nella serie, che è molto molto importante. La difesa del fattore campo è ciò che ci può portare alle finali di Forlì, verso le quali stasera abbiamo fatto un piccolo ma importante passo. Festeggia la Menzana che ha avuto 18 punti e 7 rimbalzi da Kjačić, 14 punti da Sebavico e poi 9 di Pignatti, 8 da Paci e Parente, 6 di Ndombele, 5 di Panzini, 7 di Ranuzzi, 3 di Biagio Sergio. Per Cecina 13 di Del Testa, 10 di Sanna, briciole a tutti gli altri, con Fratto che ha tirato 4 su 10 e Gambolati che ha tirato 1 su 12. Giovedì sera, ore 21, gara 2, Gecom contro GR Service, tutti al Palaestra, perché abbiamo fatto un passo importante, ma altri dobbiamo compierne per arrivare alle finali di Forlì. È veramente tutto, io saluto e ringrazio Samuele Vannoni per la parte tecnica di questa nostra telecronaca e come sempre vi saluto da parte di Matteo Tasso, l'augurio di una buona serata. A risentirci ai prossimi appuntamenti casalinghi della Menzana targata Gecom. Ciao a tutti.